Grazie, la parola adesso a Stefano Fassina. Ci sono molti iscritti, quindi con i tempi che abbiamo cerchiamo di tenere, diciamo, dinamico il nostro dibattito con tempi accettabili. Grazie innanzitutto a Gianni Cooper, la Barbara, agli altri con loro che hanno organizzato questa bella giornata di discussione, non solo per i temi che stiamo affrontando, per i contributi notevoli che abbiamo ascoltato, ma per l'apertura che ha voluto dare, per la pluralità di voci che ha voluto coinvolgere cocciutamente nella giornata di oggi. Io vorrei proporvi qualche breve riflessione su un termine che è molto in auge in questa fase. Il termine è cambiamento. Cambiamento è la parola chiave della fase che stiamo attraversando. E dall'altra parte, in opposizione a questa parola chiave, c'è la parola conservazione. Cambiamento versus conservazione. Ecco, la domanda che provato a porre in questi mesi, è se davvero è questa la frontiera del conflitto. È davvero cambiamento contro conservazione la frontiera del conflitto? O proporla così è già un arretramento culturale pesante? Io non credo che sia questa la frontiera del conflitto, cioè cambiamento versus conservazione. Perché il cambiamento non è neutro. Il cambiamento può essere progressivo, il cambiamento può essere regressivo. Abbiamo visto in queste anche le elezioni europee, la Le Pen propone un cambiamento, non c'è dubbio. Lo propone pure la lista Tsipras, un cambiamento. Il cambiamento non è neutro. Quindi se noi assumiamo come terreno del confronto, come frontiera del conflitto, cambiamento contro conservazione, io credo che noi non riusciamo a dare il nostro contributo. Noi credo dobbiamo misurarci invece sul conflitto vero, che è quale cambiamento. E noi dobbiamo essere quelli che qualificano il cambiamento, che danno un aggettivo, che affiancano un aggettivo al termine cambiamento, perché il cambiamento deve essere progressivo. Guardate, il cambiamento è in atto, non è che il cambiamento aspetta noi. E devo dire che in questi mesi, diciamo, ascoltando la retorica del cambiamento, mi è venuta in mente una categoria gramsciana che ritengo ancora assolutamente valida, che è quella di rivoluzione passiva. Anche la rivoluzione passiva è un cambiamento, ma fa parte appunto del cambio, del cambiamento regressivo. Ecco, allora il nostro sforzo deve essere di evitare la contrapposizione cambiamento-conservazione, se no non siamo legittimati a dire nulla. Poi farò un passaggio breve su questo. Noi dobbiamo insistere che il conflitto, e noi ci misuriamo su quella frontiera, il conflitto è quale cambiamento? Tutti vogliamo il cambiamento. Mi rifiuto di fronte a proposte diverse di essere schiacciato nell'angolo della conservazione, della palude, perché non è così. E se assumiamo questo terreno non possiamo dire niente, perché il cambiamento sembra unidirezionale. Allora voglio fare qualche esempio e, come dire, condividere con voi anche una sofferenza e una frustrazione. Io ho condiviso molto la relazione di Gianni stamattina, però il mio punto di sofferenza e di frustrazione è come coniugare quell'analisi, quell'ambizione con la nostra pratica quotidiana di parlamentari che poi devono spingere dei bottoni. E io non so, guardate, non è retorica, Io non penso che ci sia una soluzione semplice, perché nessuno di noi viene da una cultura di sinistra testimoniale. Non è che se invece di spingere il rosso spingo il verde, allora mi sento a posto con la coscienza, perché nessuno di noi vive la politica come testimonianza, noi vediamo la politica come cambiamento progressivo. Però mi devo interrogare, e non è un problema che, guardate, che si è generato o è arrivato perché c'è Renzi a Palazzo Chigi, cerco di porre un problema più generale. Ho sentito anche stamattina parlare di
delle conclusioni del vertice europeo di ieri, sarebbe utile che si leggessero le conclusioni e non solo i titoli dei giornali quando si commentano le conclusioni. Ma se uno legge quelle conclusioni, là c'è scritto che i nostri paesi stanno emergendo dalla crisi e vediamo, cito letteralmente, e vediamo gli sforzi di riforma produrre risultati. Io credo che questa sia una lettura ideologica, una lettura assolutamente infondata della situazione dell'Europa oggi, altrimenti non capisco i racconti che ci facciamo. Eppure non è che è un problema di Renzi, tutti i leader socialisti della famiglia socialista e democratica hanno firmato quelle conclusioni. Io credo che qua c'è un problema, perché l'analisi che fanno alcuni di noi è che invece l'Europa sia davvero sulla rotta del Titanic, perché gli spread, Draghi tiene a bada gli spread, però la sofferenza sociale aumenta in modo drammatico e non è vero che stiamo andando verso un miglioramento. Guardate, non è che uno vuole gufare, ma quando il presidente della Banca Centrale Europea riesce a superare i veti della Bundesbank e proporre misure assolutamente non convenzionali di politica monetaria, è perché sa che stiamo andando verso la deflazione, che è un dramma, perché vuol dire che tutti gli sforzi che facciamo per ridurre il debito pubblico non produrranno nulla, perché il PIL non cresce neanche in termini nominali, cioè neanche con l'inflazione. Allora vuol dire che noi dovremo ogni volta ricominciare da capo. E io credo che su questo c'è un problema, perché noi siamo chiamati a scelte concrete. Allora ringrazio Gianni per aver ricordato che alcuni di noi, lui tra questi, Gennaro Migliore che è qua davanti, Pippo Civati, altri, sosteniamo un referendum per cambiare la legge di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che è stato il punto più basso di subalternità culturale della sinistra negli ultimi 25 anni. Ed è una straordinaria occasione di partecipazione democratica che rompe un tabù, guardate, al di là del merito, e cioè il fatto che l'economia è tecnica e non è politica, mentre l'economia è politica e quindi non può essere esclusa dalla partecipazione della polis. Ecco, se riusciamo ad arrivare all'obiettivo delle firme necessarie poi a far tenere il referendum, io credo che sia una grande vittoria culturale e politica, a prescindere da come andrà poi il risultato, una grande vittoria culturale e politica che appunto ci aiuta quando siamo in aula a fare delle scelte coerenti, anche se lo spostamento è minimale, è incrementale verso quell'orizzonte che veniva ricordato stamattina. Ma noi siamo, questo è il secondo esempio che voglio fare, a ottobre arriverà, in coerenza con le conclusioni del vertice di ieri che vi ho letto, arriverà una manovra di finanza pubblica da 25 miliardi di tagli alle spese, che a proposito di quello che diceva Don Mapelli, vuol dire non miglioramento dell'efficienza, non taglio alla spesa improduttiva, queste categorie che vanno molto forti nei talk show, no? Perché quando uno chiacchiera è facile, ma per chiunque conosce il bilancio pubblico sa che tagliare 25 miliardi alla spesa corrente vuol dire peggiorare in modo drammatico le condizioni materiali di vita di decine di milioni di persone che vivono di spesa sociale, che vivono di spesa di assistenza, che vivono di sanità, che vivono di scuola pubblica che è allo stremo, che non mandano la quarta settimana a scuola il bambino perché non hanno i soldi per pagare il buono pasto. Ecco, allora noi, quelli che siamo qua, che facciamo di fronte a una manovra di finanza pubblica che taglia 25 miliardi di spesa corrente rispetto a quell'obiettivo che vogliamo raggiungere? Guardate, non è una domanda retorica, è una domanda facile, perché io mi potrei pure dire voto contro, passa lo stesso, mi salvo la coscienza. Pongo un problema politico di come evitare scelte, perché in questi anni noi ce le siamo raccontate le cose, poi però sull'agenda politica abbiamo assecondato paradigmi e direzioni di marcia che andavano in senso opposto. E io credo che dobbiamo dire basta, perché sennò non siamo credibili. Ma per quanto tempo possiamo rinviare scelte coerenti con gli obiettivi che poniamo? Perdiamo credibilità.
In queste ore al Senato si sta combattendo una battaglia politica su la riforma appunto di quell'assemblea. Io credo che possiamo far finta di nulla. Qua non so quanti senatori ci sono membri della Camera, dei deputati, e però riguarda tutti noi. Io non penso che si possa considerare la riforma del Senato staccata dalla legge elettorale. Ora, tutti noi abbiamo messo in evidenza che la legge elettorale così non va. Allora io voglio capire dal Presidente del Consiglio, che ha assunto un ruolo così rilevante, forse abnorme anche, nella riscrittura delle regole della Costituzione, che cosa mi dice sulla legge elettorale? Perché farei fatica, nonostante non sono al Senato, a votare una riforma che indica come criterio per selezionare i senatori un'elezione di secondo grado e al tempo stesso mi propone una legge elettorale che non fa scegliere ai cittadini il loro rappresentante. Le due cose non possono stare insieme. E poi, terza cosa, e vado a concludere, che ho già parlato troppo. La delega lavoro. Tra le cose che abbiamo dovuto votare in queste settimane c'è stato anche il decreto Poletti, che a mio avviso non è coerente con le cose che abbiamo raccontato qua oggi. Ora c'è una delega lavoro che non sono sicuro vada nella direzione dove noi vogliamo andare. E io credo che noi dobbiamo fare in modo che ci siano delle correzioni. Guardate, c'è una parte del nostro partito e anche del nostro governo, io lo voglio dire chiaramente, perché altrimenti rimaniamo sulla discussione astratta, mi dispiace essere un po' antipatico, però utilizza Sacconi e Ichino come teste da diede per far passare tesi che sono condivise da una parte di noi. Io non ho capito, si può maltrattare uno come Vannino Chiti e eliminare in termini preventivi dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, se parla Ichino che rappresenta lo zero virgola, invece dobbiamo stare attenti perché sennò vota contro il governo e fa cadere la maggioranza. Ora ci sarebbero tanti altri esempi, ma il punto politico che volevo porre è questo, guardate, cioè come recuperiamo come riformisti un minimo di coerenza tra gli obiettivi, l'analisi che condivido, radicale, e le mosse che facciamo. E questo lo dobbiamo fare in un quadro, guardate, dove, è l'ultima considerazione rapidissima che faccio, in un quadro in cui dobbiamo capire tra di noi nel PD come ci rapportiamo. Il sottoscritto è uno di quelli che ha sempre creduto nel principio di maggioranza nel partito. Ci credevo anche aprile 2013, quando abbiamo votato per l'elezione del Presidente della Repubblica, e tanti che oggi mi fanno le lezioni sul principio di maggioranza allora non erano molto sensibili a questo punto. Ma lasciamo stare il passato. Io continuo a credere al principio di maggioranza, che però ha un presupposto, e qua torno alla questione iniziale sul conflitto tra cambiamento e conservazione. Il principio di maggioranza può essere praticato nel momento in cui, se ho un'opinione diversa, sono legittimata ad esprimerla e sono legittimata a trovare ascolto quando l'esprimo. Se invece esprimo un'opinione diversa e sono uno che boicotta, e allora diventa complicato, perché diventa anche complicato poi applicare il principio di maggioranza, che presuppone un ascolto vero. Se noi facciamo le riunioni in streaming e parliamo ciascuno al proprio pubblico di riferimento e facciamo finta di ascoltarci, e se pongo una questione diversa dalla linea ufficiale del partito sono uno che rema contro, uno che gufa, uno che cerca visibilità, e allora poi diventa complicato contaminarsi e riuscire a condividere il principio di maggioranza. Ecco, io credo che abbiamo davvero una strada molto impegnativa di fronte, la dobbiamo fare con determinazione, la dobbiamo fare possibilmente nello spirito che ha portato Gianni a convocare questo appuntamento oggi, unitario, uno spirito unitario. Queste sono settimane di pellegrinaggi. Sabato scorso stavo a Massa Marittima, oggi qua, poi
andrò, grazie al gentile invito di Pippo Civati, andrò a Livorno, io vorrei fare in modo che magari non in tempi biblici, ma tra qualche mese riuscissimo a evitare i pellegrinaggi e a trovarci tutti in uno stesso posto.